Oltre 200.000 turisti italiani e stranieri hanno affollato la città di Napoli durante i giorni di Pasqua, una presenza massiccia di visitatori che ha portato nel capoluogo campano incassi per 60 milioni di euro, bene il settore food, il commercio in generale, ma anche il settore cultura, con lunghe file davanti agli ingressi dei musei. Ascoltiamo ai nostri microfoni Teresa Armato, assessore al turismo del Comune di Napoli. Una buona Pasqua, un bilancio molto positivo. Bastava vedere le immagini della folla di persone che hanno transitato per le strade della nostra città, per i musei, lunghissime file davanti ai musei, e questa è una notizia molto positiva, e in tutti gli altri luoghi di attrazione della città. Sono arrivati ben 20-25 mila turisti in più di quelli che ci attendavamo. Abbiamo detto che ne attendavamo 200 mila, invece sono arrivati 220, fra 220 e 225 mila turisti, molto contenti. Il turismo è un settore produttivo, di crescita occupazionale, di benessere sicuramente, quindi di crescita di ricchezza. Sottolineo che gli incassi nella città per la sola Pasqua sono stati di 60 milioni di euro, ma il turismo è appunto un vettore di sviluppo, di occupazione, quindi noi veramente ci dobbiamo puntare e investire tanto. A sottolineare il pienone a Napoli anche Antonio Sergio dello storico bar Gambrinus. Io pensavo che l'anno 2019 fosse stato l'anno di maggiore affluenza possibile, era stato un anno di grandi numeri, ma quest'anno l'abbiamo superata e di gran lunga. Ci sono stati interi quartieri che prima erano tabù, sono stati invasi dalla gente, anche perché sono nati piccoli negozietti, piccoli ristoranti, ci sono tante, tante attività. Diciamo che sembriamo la Barcellona con le Ramblas di quel luogo lì. È stata una cosa fantastica, veramente fantastica. E le previsioni sono ottimistiche anche per i prossimi mesi. Eh sì, perché siamo in grande spolvere. Poi ci si è messo anche il Napoli. Sapesse i ragazzini, la gente che viene con le maglie del Napoli addosso. Qui ci sono i negozi di via Chiae che vendono articoli sportivi, ci sono le file interminabili, cosa è mai successo. E quindi il Napoli, il calcio Napoli ci ha messo anche il suo.